danza in gravidanza. All'inizio dei tempi, Eurinome emerse nuda dal caos, ma non trovò nulla di solido su cui posare i piedi. Divise allora il mare dal cielo e intrecciò una danza ritmica sulle onde. Danzando, si diresse verso sud, mentre il vento che le turbinava alle spalle le sembrava trasformarsi in un essere divino. Allora si voltò all'improvviso, afferrò il vento del nord e lo soffregò tra le mani, ed ecco apparire il serpente Ofione. Eurinome danzava per scaldarsi, danzava col ritmo selvaggio, finché Ofione, acceso dal desiderio, avvolse nelle sue spira le membre della dea e si accoppiò con lei. E così Eurinome rimase gravida. Poi volò sul mare nelle sembianze di una colomba e a tempo debito depose l'uovo universale. Per ordine della dea, Ofione si arrotolò 7 volte attorno all'uovo, finché questo si schiuse, generando tutti gli dèi e le cose esistenti. Anticamente la partoriente veniva messa al centro di un cerchio di donne, che con movimenti rotatori del bacino, battendo le mani e usando la voce, incitavano la donna ad imitarle, accompagnandola così nel travaglio e nel parto. Pare che questa modalità si trovi ancora oggi presso alcune popolazioni arabe. È interessante notare che il cerchio, come espressione del principio femminile, si trova nella pienezza del ventre gravido e nel movimento circolare. È proprio questo movimento che nella scultura di Mario Termini viene evidenziato e ne crea l'intera dinamica, vivendola in profondità come una meditazione in movimento. Il ventre può diventare un'esperienza di ricerca e cura della propria femminilità, ausilio nei vari cicli della vita, tempo di allegria, spazio per coltivare la propria anima perennemente in trasformazione. La realizzazione di tale opera, dedicata al momento vissuto dalla propria compagna, accomuna sentimenti già di per sé molto saldi, ma in condivisione di ogni attimo da passare insieme nell'attesa della nuova vita creata, che ciascuno esprime con le proprie emozioni creative, vitali e artistiche, ma contemporaneamente insieme.